si è introdotto all'interno del negozio alle mie spalle, ha prelevato una costosa macchina da cucire e si è dato alla fuga indisturbato. All'interno del locale c'era solo un'anziana signora che non si è accorta di niente. Potrebbe trattarsi del solito episodio di microcriminalità consumato nelle vie della città, ma questa volta ha avuto un lieto fine. L'uomo infatti è stato fermato dal barista del bar che si trova proprio accanto al negozio di macchine da cucire, che lo ha convinto a riportare la merce al negozio. È stato Gabriele che comunque ha visto e ha fatto posare la macchina, insomma, l'unico che ha visto è stato lui. Io mi sono, cioè, sono solo stata poi avvisata, comunque mi ha raccontato quello che poi era successo in realtà. Venerdì pomeriggio per la precisione. Niente, ero sulla soglia dell'attività del bar, ho visto uscire un tipo conosciuto alla zona con una macchina da cucire sotto braccio, al che forse ha visto il mio sguardo perplesso, si è fermato sul nostro tavolino e mi ha detto, dice, ma io pensavo costasse meno, ha iniziato a far fugliare, dico no, secondo me costa troppo a te, dice allora è meglio se la riporto dentro. Si è girato e gentilmente l'ha riappoggiata sul tavolo da dove l'aveva prelevata. Aveva una lattina di birra sulla mano, la macchina da cucire sull'altra e era ubriaco, sì. Però era una persona che noi avevamo già visto nei giorni precedenti gironzolare qui in zona insieme all'allegra compagnia che frequenta questa via. Si vive facendo i testimoni a un degrado quotidiano dato da vari personaggi italiani e non italiani che bivaccano, il termine giusto è questo, lungo la strada, dalla piazza alla stazione, dalla stazione alla piazza. Si ha paura? Io personalmente no, però capisco che insomma non è una cosa semplice da gestire per chi, come la mia collega qui accanto, è una donna sola che gestisce l'attività, e come ce ne sono altri che hanno attività lungo questa strada.